dall'oro di Pechino verso Londra. Alessandro Franzetti è l'unico atleta confermato sulla barca del 4 con, una barca che quest'anno ha conquistato una qualificazione straordinaria. Sì, abbiamo qualificato una grandissima, abbiamo fatto una grandissima qualificazione. Niente, noi stiamo lavorando al massimo proprio per dimostrare quanto valiamo. È vero, sono reduce da Pechino, però Pechino è un capitolo chiuso. Adesso stiamo aprendo il capitolo Londra e vedremo di scriverlo nel miglior modo possibile, insomma. Quanto è difficile fare il timoniere in una barca? È abbastanza difficile, al di là dello stereotipo che comunque il timoniere in barca non fa nulla, non fa fatica, magari fisicamente non fa fatica, però dal punto di vista mentale comunque è sottoposto a grande stress, anche perché comunque l'allenatore in barca e soprattutto per gli adaptive comunque deve, cioè nel caso in cui ci sono a bordo persone non vedenti, come nel caso appunto del 4 con che andrà a Londra, se il timoniere è proprio l'occhio, è proprio rappresenta gli occhi di questa persona non vedente. E poi comunque c'è tutta una preparazione per il mantenimento del peso e comunque una grandissima concentrazione, perché comunque per mantenere la direzione, per correggere i difetti e incitare soprattutto gli atleti durante la gara per un'ottima performance, ecco. Il tuo 4 con, me lo descrivi? Il mio 4 con sicuramente è tutto da scoprire. Giovanissimo, siamo molto intraprendenti e quindi non ci fermiamo, cioè amiamo le sfide. Siamo in questi mesi di raduno, siamo riusciti a migliorare, a tirar giù parecchi secondi, quindi vedremo lì a Londra cosa saremo capaci di fare. L'altra sera guardavo proprio stavo facendo un confronto con i tempi che facevamo prima di Belgrado, comunque subito dopo Belgrado, e il miglioramento c'è stato un grande incremento anche dal punto di vista della tecnica, abbiamo remato tanto assieme, quindi i presupposti ci sono tutti, noi ci daremo il massimo, poi quel che sarà sarà.